Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre giù di Muscola Vita. Ieri sono stato al Creator Agency, oggi quindi sono da Simon, ho deciso di prendere in mano la telecamera e di farvi vedere un full day of eating, iniziando subito con la colazione delle 11:30, perché sarò onesto, mi sono svegliato abbastanza tardi, dato che ieri siamo stati in viaggio dalle 5 di mattina e siamo tornati a casa verso mezzanotte, quindi è stata una giornata lunghissima. Oggi mi sono permesso di dormire un po' più in là e di fare colazione perché mi sono svegliato con una fame. E quindi, dato che lo sapete, io sono flessibile, non faccio sempre il digiuno intermittente, penso che lo faccio il 90% delle volte, ma quando mi sveglio con una fame, l'importante è colpire i macro e le calorie nell'arco della giornata o comunque andarci vicino, quindi ho deciso di iniziare con la colazione. Chi riesce a capire quali cose sono per me e quali per Simon? Dunque 170 grammi di yogurt, una banana e un po' di cannella. Passiamo qua, cereali un po' ad occhio, una porzione penso 35 grammi con del latte scremato. Passando poi alla barretta proteica, ovviamente questa è il White Chocolate and Cookie Dough. L'ho provata ieri all'evento ed era gran che buona, e una mela per un po' di frutta. Non avendo una bilancia qua da Simon, faccio un po' ad occhio. Questo è quello che faccio quando viaggio, rimango comunque flessibile, però dato che lo sto facendo anche da più di 2 anni a contare i macro, ho esperienza, quindi so quanto è grande una porzione, quante calorie, eccetera, eccetera. Quindi anche voi, se state viaggiando, fate d'occhio, non vi preoccupate a pesare tutto, soprattutto se state in fase o di mantenimento o di lean bulk. Se siete in deficit, conviene comunque sempre monitorare tutto per essere sicuri al 100%. È l'una e mezza, sono passate quindi 2 ore da quando ho mangiato colazione e mi sto dividendo una Monster White con Simon. Queste sono 15 calorie, quindi praticamente 0 calorie, 200 grammi, anzi 200 mg di caffeina. Quindi andiamo a farci adesso l'allenamento, poi torneremo e ci mangeremo qualcosa. Mentre lascio scorrere in sottofondo le immagini, voglio parlare sia per darvi un update che per farvi capire esattamente cosa ho fatto in questo allenamento. Questo è stato un push workout perché sono appena tornato dalla Thailandia, da Singapore, e ho deciso di ricominciare ad andare in palestra molto seriamente, e quindi proverò a seguire un push pull legs split 5-6 volte a settimana. Vedo come riesco a fare con l'università, ma ho in programma quindi di fare push un giorno 1, pull giorno 2, legs giorno 3, pausa e poi riprendere, quindi push pull legs pausa, eccetera, eccetera. Qui vedete quindi l'allenamento push, ho iniziato con la panca piana, e un'altra cosa che sto veramente facendo è sto attentissimo alla forma, perché mano a mano che riuscite a diventare più forti, che riuscite ad applicare il sovraccarico progressivo, che aumentate i pesi, aumenta ovviamente anche la possibilità che vi infortunate se utilizzate un movimento incorretto. Questo è abbastanza ovvio, perché mentre prima magari usavate 10 kg, con 10 kg non importa se fate il movimento corretto o no, mentre se progredite, arrivate a 20-25 kg, anche di più, metti comunque un peso che per voi, il vostro corpo, è pesante, e se state facendo una forma scorretta, lì ci sono molti più problemi. E se continuate con una forma scorretta anche a pesi più pesanti, vi rischiate veramente grosso. Finisce qui il voiceover, come sempre, se vi è piaciuto lasciateci un like e godetevi il resto del video. Dalla palestra siamo tornati rapidamente a casa. Abbiamo una chiamata da fare fra mezz'oretta, quindi ho avuto proprio poco tempo. Ho preso sotto casa questo piatto con del pollo green curry e del riso, e questi sono più o meno 500 calorie, 30 grammi di proteine, 70 grammi di carboidrati e intorno ai 10 grammi di grassi. E accanto mi sparo pure uno di questi snackets, The Healthy Street Snack alla banana e cocco, che ci hanno dato ieri all'evento di Rob Leeds, di Creator Agency, High in Protein. Questi sono 150 calorie, 10 grammi di grassi, 5 grammi di carboidrati, 8 grammi di proteine. Quindi un pranzo rapido post workout. 3 ore dopo. Sono appena arrivato a Bath, col treno da Londra ci ho messo più o meno 1 ora e mezza. Non mangio dall'ultimo pasto che avete visto perché sono dovuto veramente correre per prendere l'aereo. Ci ho fatto in tempo, ma 1 o 2 minuti to spare, come direbbero gli inglesi. Comunque adesso vado al supermercato, vedo se trovo qualcosa da mangiare. Comunque eccoci qua in cucina, sono passato prima al supermercato e ho comprato per farmi un bel stir fry. Per prima cosa, dei free range fresh egg noodles. Questi hanno, vediamo un pochino,
hanno 340 calorie, 7 grammi di grassi, 50 grammi di carboidrati e 10 grammi di proteine. Di qua ci abbiamo invece i mixed vegetables, quindi le verdure, un po' di carote, un po' di cipolla, un po' di insalata verde, un po' di peperoni, e qua abbiamo del pollo. E ultima cosa, mi stavo per dimenticare, salsa soia, che aggiungerò, non aggiungo olio, niente, aggiungerò semplicemente questa soia. Ed eccomi qua, quindi, con il piatto finale, come ho detto, ci ho messo 200 grammi di pollo, 200 grammi di questi noodles all'uovo, quindi non sono noodles normali, bensì noodles all'uovo, e ci ho aggiunto 160 grammi di questa verdura già mischiata, già un po' di carote, eccetera, eccetera. Tutto questo, e ci ho aggiunto un cucchiaino di soia per ogni singolo ingrediente. È uscito un piatto favoloso che non vedo l'ora di mangiare, ho una fame assurda. Comunque ho già inserito tutti i macronutrienti e le calorie per controllare, dato che questo è il mio ultimo pasto nell'applicazione, e tendo a fare così. Mentre nei primi pasti magari sto meno attento e vado più a che cosa mi va, nell'ultimo pasto provo a far rientrare al massimo dentro i miei macronutrienti giornalieri. Ma adesso mangio questo e ne parliamo dopo. Mi sono dimenticato di concludere il video ieri sera, quindi adesso lo finisco, metto i macronutrienti e le calorie di tutto ciò che ho mangiato ieri sullo schermo qua accanto in questo momento. È facilissimo, inserisco tutto nell'applicazione prima di mangiare, così che so esattamente quante calorie e quanti macronutrienti ho consumato nell'arco della giornata, se sono in un periodo di mantenimento oppure di leggero surplus calorico, quindi una leggera fase di massa. Non sto troppo attento al peso, posso fare ad occhio, se so che la confezione, metti, sono 200 grammi, faccio metà confezione, faccio ad occhio, più o meno sono 100 grammi. Se siete in definizione, allora consiglio di pesare tutto per sapere esattamente che cos'è che state mettendo nel vostro corpo, così che potete essere sicuri che se non riuscite ad ottenere i risultati è perché in realtà c'è qualcosa che avete sbilanciato con la bilancia. Quindi per evitare questa cosa peso tutto. Invece adesso che sono un po' più rilassato, un po' più flessibile, sono in una fase più o meno di presa di massa ma più di mantenimento, sono molto flessibile con le calorie, sto più o meno tra le 2005 e le 2008-2009 calorie, dipende da quanta fame ho, da se mi sveglio con la fame voglio fare colazione oppure no, però sono molto flessibile, sto vedendo come reagisce il mio corpo a diversi carboidrati, a diverse fonti di carboidrati, per essere sicuro che sto andando forte in palestra e piano piano sto costruendo nuovamente la forza e sto progredendo col carico, e niente, sono flessibile e vedo come risponde il mio corpo. Detto questo, penso di aver detto tutto. Voglio ricordarvi che il mio approccio è molto flessibile alla dieta, che non è per niente uno stress inserire tutte le cose nell'applicazione, sono veramente 5 minuti, lo fate ad ogni pasto prima di mangiare, potete controllare rapidamente calorie e macronutrienti. Come ho detto prima, i primi pasti più o meno mi permettono di mangiare quello che voglio, quindi se ho voglia di metti una pizza a pranzo me la mangio, poi la sera per il prossimo pasto guardo quante calorie e quanto macronutrienti mi mancano e da lì faccio un po', diciamo, di trial and error, provo a vedere, ok, posso mettere questo insieme a quest'altro cibo per colpire questo tot di macronutrienti. Comunque, non dovete essere 100% perfetti, l'importante è la costanza, se state più o meno a 10 grammi da ogni obiettivo di macronutriente va bene, in primis calorie, secondo luogo proteine, queste sono le cose essenziali se volete fare tutto perfettamente, allora carbo e grassi. Però io vi consiglio, rimanete flessibili e godetevi soprattutto il cibo, che è questo che ci aiuta a fare la dieta flessibile. Detto questo, voglio ringraziarti se stai ancora qui guardando questo video, perché saremmo rimasti in pochissimi, non ho nient'altro da dire, ti ringrazio. Se non sei ancora iscritto, iscriviti al canale, lasciami un commento che mi fa piacere, li leggo tutti, e buttaci un like, che ovviamente mi aiuta a crescere il canale. Nient'altro da dire, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!